Al Museo Diocesano di Milano quest'anno è esposta un'opera davvero particolare che ci aiuta a soffermarsi sul Natale, sulla Natività, ed è un presepe di carta però. È una tipologia molto particolare, l'autore si chiama Francesco Londonio ed è uno dei più importanti artisti del Settecento a Milano e in Lombardia, che aveva proprio questa caratteristica, si era dedicato alla pittura di personaggi tratti dalla vita pastorale, agreste o anche di animali ed era particolarmente noto per questo e dipingeva questo genere di opere soprattutto per la nobiltà milanese. Tra i suoi hobby, tra le attività che a lui piaceva fare, c'era proprio quella di dipingere questi presepi e diede il via così ad una tradizione che nel corso del Settecento e dell'Ottocento si diffuse sempre di più, non solo tra i nobili, ma anche nella popolazione, proprio perché la carta era un materiale tutto sommato di poco costo e quindi che si diffuse con grande popolarità. Si tratta, il nostro presepe che ci è stato donato e che esponiamo in museo per la prima volta, è un presepe composto da oltre 60 figure che un tempo era conservato nella villa del Gernetto a Lesmo in Brianza e che ora appunto tramite una donatrice è arrivato in museo. L'abbiamo allestito proprio ricostruendo questo mondo di Francesco Londonio con la capanna che, nella quale manca San Giuseppe, perché è la cosiddetta capanna dell'Epifania. In questi presepi normalmente c'erano due capanne che venivano scambiate, quella della Natività con San Giuseppe, il bambino appena nato, e poi quella dell'Epifania col bambino un po' grandicello e i magi in adorazione. Francesco Londonio era un artista che si occupava anche di teatro, era anche scenografo del Teatro della Scala, quindi è proprio interessato ad una costruzione prospettica, ad un presepe che pur essendo di carta, quindi su un materiale bidimensionale, otteneva effetti di grande suggestione e di tridimensionalità. Lo scopo era un po' quello di tutti i presepi, lo scopo che era nato ancora nel Medioevo con le sacre rappresentazioni, si arriva a fare il presepe proprio per cercare di far immedesimare i fedeli nell'episodio della nascita di Gesù. Il mondo di Francesco Londonio è un mondo agreste, non certo fatto di nobili come erano i destinatari di queste opere d'arte, ma era un mondo contemporaneo. I personaggi sono vestiti con delle livree settecentesche, sono pastori che trasmettono serenità, che trasmettono gioia, che ci aiutano in qualche modo ad avvicinarci con delicatezza in punta di piedi di fronte alla letizia e alla gioia dell'avvenimento della nascita di Gesù. Christmas future is far away. Christmas past is past. Christmas present is here today, bringing joy that may last. Have yourself a merry little Christmas. Your heart be light. In a year our trouble will be out of sight. From now on, have yourself a merry little Christmas. Make a Yuletide gay. In a year our trouble will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Precious friend who art dear to us, gather near to us once more. I know in the time we hold together, if the fates allow, hunt
Rotterdam, we just have to muddle through somehow. Have ourselves a merry little Christmas now. 'Cause everybody knows it's good to know.